Bentornati al canale Amo gli Italiani, con le ultime novità di oggi. Le due concorrenti storiche di Uomini e Donne, Gemma e Ida, si uniscono nella tristezza e nel dolore della loro simile situazione. Nel corso della nuova edizione di Uomini e Donne, alcune partecipanti non hanno più la forza e la speranza per andare avanti e proseguire nel programma. In particolare, due storiche protagoniste del dating show più famoso della televisione italiana, Gemma Galgani e Ida Platano, hanno condiviso molte situazioni negative e si confortano a vicenda nel loro dolore. Che cosa sarà veramente successo? Ida e Gemma abbandoneranno la trasmissione? Il programma televisivo Uomini e Donne, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, viene trasmesso dal 1996. Il format prevede, per l'appunto, che donne e uomini alla ricerca del vero amore si frequentino durante il corso del programma. Nello specifico, diversi corteggiatori e corteggiatrici si propongono alla redazione del programma per poter incontrare e provare a conquistare il tronista o la tronista della stagione. Dal 2010, è stata abbinato al trono classico l'idea del trono over, dedicato agli uomini e alle donne over 40. Uno dei personaggi storici delle edizioni del trono over è sicuramente Gemma Galgani. Nel corso degli anni, Gemma ha corteggiato ed è stata corteggiata da molti cavalieri, ma si è resa anche protagonista di moltissimi momenti e scene esilaranti, imbarazzanti e tragicomiche, grazie alla complicità con l'opinionista Tina Cipollari. A partire dall'ultima edizione, invece, un'altra figura importante del trono over, Ida Platano, è stata proposta come tronista della stagione. Ida e Gemma, com'è difficile trovare un uomo. Dalle pagine del noto settimanale Nuovo TV, edito da Cairo Editore, si intuisce che durante lo svolgimento di questa stagione di Uomini e Donne, un aspetto sta accomunando le concorrenti Ida Platano e Gemma Galgani. Entrambe stanno collezionando un insuccesso dietro l'altro. In particolare, Gemma si ritrova sempre di più seduta in un angolo dello studio, non riuscendo a colpire i cavalieri e far parlare di sé a centro studio, come succedeva nei tempi d'oro. Dopo aver assaporato la possibilità di una relazione con Silvio Venturato, che poi ha rifiutato malamente, non sono scesi molti altri corteggiatori per Gemma. Uno degli ultimi, Maurizio Laudicino, sembrava fosse interessato e propositivo, ma poi ha deciso di uscire dal programma con Elena Di Brino. Nelle ultime puntate, inoltre, Gemma si era interessata al nuovo cavaliere Orfeo Golden, pensando che venisse ricambiata. Niente da fare. Il corteggiatore ha preferito iniziare a conoscere la più giovane Barbara De Santi. Per Ida Platano le cose non stanno andando molto meglio. Nonostante sia sul trono Uomini e Donne, non riesce a instaurare un rapporto serio con uno dei corteggiatori che le fanno battere il cuore. Dopo le sue travolgenti relazioni passate, come quella con Alessandro Vicinanza, Ida è stata contesa da diversi corteggiatori, in particolare, Mario Cusitore e Ernesto Russo. Tuttavia, nel tentativo di ricorrere il primo per farlo rimanere nella trasmissione, Ida ha fatto scappare il secondo, rimanendo profondamente delusa.